Eccoci tornati ancora in diretta HR TV Week. Proprio questa settimana Lefondi TV ha dedicato approfondimenti, tavole rotonde, interviste a protagonisti del mondo del lavoro, di diversi settori, per cercare di capire come può essere declinata e modulata la ripartenza dopo l'emergenza coronavirus. Sul sito lefondi.tv potete trovare tutte le informazioni necessarie, non solo su questa settimana, ma anche sulle prossime già in programma. E ce ne sono veramente tante, quindi vi chiedo, se avete voglia di consultare il nostro sito, di dare un'occhiata a tutti gli eventi che stiamo organizzando, oltre, come sapete, alle nostre consuete dirette durante la giornata per studiare i mercati, l'economia, la politica, le professioni. Seconda parte di questo main event, seconda tavola rotonda, chiamiamola così. Abbiamo parlato nella prima di smart working, di futuro, parliamo adesso ancora più nel dettaglio di business e parliamo ancora in qualche modo del periodo di lockdown. Business sempre aperto, abbiamo voluto un po' definirlo così questo momento, è perché nel periodo dell'emergenza coronavirus in realtà ci siamo fermati ma non ci siamo fermati, mi piace usare questa espressione. Quindi io saluto intanto i miei ospiti con i quali racconterò cos'è accaduto nei mesi che abbiamo lasciato alle spalle. Marco Scotti, direttore risorse umane BASF Italia, benvenuto, buon pomeriggio. Grazie, buon pomeriggio a lei e a chi ci ascolta. E saluto nuovamente la dottoressa Giancarla Galdiolo, vice responsabile servizio gestione e sviluppo risorse umane di Banca Etica, che resta con noi anche per questo spazio. Buon pomeriggio di nuovo a tutti, Buon ben ritrovati. pomeriggio. Poi, dottoressa, è arrivata anche una domanda per lei, gliela pongo. Io invito i nostri telespettatori a scriverci se vogliono interagire con i miei ospiti. Oggi sono molto interattivi perché questo è un argomento che interessa tantissimo, però io prima partirei dal dottor Scotti, perché appunto io volevo capire con lei come si è modulato, no, questo periodo, nel senso che io ho detto poco fa, ci siamo fermati per forza di cose, ma in realtà non ci siamo mai fermati, cioè il business è andato avanti. Quindi, quali misure molto semplicemente avete adottato per reagire a tutti questi cambiamenti ai quali siamo stati sottoposti tutti? Sì, diciamo una cosa, forse potrei partire come ha fatto chi mi ha preceduto su spiegare che cos'è BASF. BASF è una Prego, realtà certo. chimica, quelli che hanno la mia età se la ricordano per le cassette, in realtà non c'è più quel mondo lì, sfortunatamente, purtroppo. Noi siamo una realtà chimica che fa un sacco di prodotti presenti in Italia da oltre 60 anni con 8 siti produttivi, alcuni di quali siti Seveso, ossia siti che devono seguire delle regole particolari per quanto riguarda la sicurezza e la salute dei collaboratori e il rispetto di norme ambientali. Questo ci ha portato ad essere molto allenati sul tema della gestione della crisi e della gestione del rischio in generale. Quindi noi ci alleniamo costantemente su queste tematiche. Abbiamo in essere team allenati e organizzati per poter rispondere alle emergenze. Quando ci sono stati i primi segnali dell'arrivo del Covid in Italia, noi ci siamo attivati immediatamente su una struttura che per altri tipi di rischi, non quelli che poi abbiamo affrontato successivamente, era molto preparata. E quindi in un attimo abbiamo messo in sicurezza, messo in smart working tutte le persone che potevamo mettere in smart working, diradato la presenza sui siti produttivi che hanno continuato a lavorare, organizzato turnazioni, connesso tutti i crisis team che esistono nei vari siti produttivi con il crisis team centrale, del nostro quartier generale italiano. Questa Sì. cosa ha funzionato molto bene e soprattutto ha funzionato molto bene anche la cultura delle persone, l'aspetto culturale, diciamo, della nostra organizzazione. Noi abbiamo persone abituate, al di là che facciano parte o meno dei team dedicati a questo tipo di emergenze. I miei colleghi sono molto allenati a fare simulazioni di emergenza, per cui se ti si dice una cosa, tu in situazione di emergenza la fai, punto. Certo, Non c'è certo. discussione, non c'è pensiero, c'è azione. Questa cosa ha velocizzato l'adozione immediata di tutta una serie di misure che hanno sicuramente abbattuto il rischio.
Certo. Beh, si dice di necessità virtù, no? E questo è il concetto. In realtà poi quando effettivamente succede ci rendiamo conto che è proprio così. C'è un messaggio che voglio leggere perché è uno spunto che ci dà anche un nostro telespettatore. Poi passo alla dottoressa Gaglioli. Molto interessante l'evento HR. Molto del cambiamento sarà legato a processi di formazione a tutti i livelli per imparare a organizzare, misurare e sviluppare le performance. È vero, perché poi in tutto quello che stiamo raccontando subentra, Scotti, insomma, risponda lei se vuole come aggiunta al telespettatore, la formazione, proprio dobbiamo tutti noi metterci nella condizione di imparare nuovi metodi, no, per lavorare. Sicuramente sì, noi avevamo già iniziato ad adottare lo smart working come il collega di Coca-Cola, non così tanto, ma insomma abbastanza, nelle posizioni su cui si poteva pensare di lavorare in smart working, ed è chiaro che questo comporta un cambio della modalità di lavorare, dando degli obiettivi, basandosi sulla fiducia, come hanno detto chi mi ha preceduto. Ciò che non dobbiamo perdere però è il senso di community, che è Certo. fondamentale in una situazione in cui avvengono eventi come quello del Covid, che sono imprevisti o almeno di grande forza, di grande impatto dall'oggi a domani. Se hai una community forte, tra i colleghi e tra i colleghi responsabili, tu riesci a dare una risposta più intelligente e più adatta alla situazione specifica. E questo si fa anche con lo smart working, ma anche con la presenza fisica. Quindi bisogna dosare, anche avendo contezza dello stato di maturazione della community, delle persone che lavorano insieme a te. Come Se hai no, tanti giovani, certo. se hai tanti apprendisti, se hai persone nuove, devi investire un po' di più. Se ci conosciamo da 20 anni, lavoriamo insieme, conosciamo le nostre famiglie, ci capiamo solo guardandoci in faccia, è chiaro che c'è meno bisogno. Per cui qui veramente la regola è ampia, conta molto la leadership e la capacità delle persone di dosare, la soluzione ideale. Certo, assolutamente sì. Ecco, il senso di community. Mi aggancio a quello che diceva il dottor Scotti per tornare da lei, dottoressa Gaglioli, perché ovviamente anche voi avete continuato a erogare i vostri servizi come banca etica, quindi è stato uno stop relativo, no? Lo stop più che altro ci ha circondato, ma non per quanto riguarda il business. Ecco, come siete riusciti, se vuole darci qualche dettaglio un po' più specifico, come dire, a utilizzare questo nuovo rapporto che si è instaurato tra le persone, cioè da remoto, no? Anche questa parola quante volte l'abbiamo utilizzata. Ecco, come è stato possibile anche continuare, nello stesso business, cioè dare comunque una certa continuità, ma cambiando? Certo, ecco sì, Banca Etica, come molte aziende che svolgono servizi essenziali, perché anche il servizio al credito è stato considerato un servizio essenziale, all'inizio del lockdown si è trovata di fronte a due importanti sfide. Da una parte quella di mettere in sicurezza i lavoratori e le lavoratrici della banca, ma anche i nostri clienti, sia in Italia che in Spagna, facendo la propria parte anche per la tutela della collettività. Quindi abbiamo cercato di rispettare al massimo queste misure di contenimento alla presenza, insomma. Dall'altra, però, appunto, siamo stati chiamati a garantire il servizio alla clientela, un servizio che era richiesto soprattutto in un momento caratterizzato da tanta incertezza, da preoccupazione, da un timore verso il futuro. Quindi questo era quello che ci manifestavano i nostri clienti nel ricercare anche la relazione con noi. Quindi dal punto di vista organizzativo, dall'8 marzo fino a fine maggio, la nostra scelta è stata quella di tenere aperte le filiali solo 2 giorni alla settimana e su appuntamento, quindi con un numero contenuto di colleghi presenti che potessero dare riscontro alla clientela che necessariamente doveva presentarsi presso le nostre filiali. Per gli altri giorni della settimana, l'attività invece in realtà è stata fortemente sollecitata ed è stata svolta dai colleghi con un'importante attività appunto di consulenza telefonica dalle proprie abitazioni. Teniamo presente proprio che il mondo bancario è stato fortemente sollecitato in questo periodo, soprattutto iniziale, insomma, dalla produzione anche dei decreti. In un primo momento anche la significativa produzione, insomma, ci ha fatto un po' ci ha messo in una situazione un po' di incertezza perché le indicazioni non erano sempre chiare e precise, ma dopo un primo momento siamo riusciti a rispondere in maniera, secondo noi, insomma, molto efficace alle richieste che ci sono pervenute da parte della clientela. Tenendo presente che in questo periodo, Banca Etica
insieme a, insomma, è stata tra le prime banche che è riuscita a dare risposta efficace e concreta alle richieste che sono pervenute. Ad oggi, oltre all'attività ordinaria che abbiamo continuato comunque a svolgere, siamo riusciti ad evadere circa l'80% delle richieste che ci sono pervenute legate proprio all'emergenza, che significa la risposta rispetto alla moratoria, quindi alla sospensione dei mutui e la richiesta delle liquidità. Tenendo conto inoltre che in Spagna siamo stati la prima banca a proporre la moratoria. Ecco, sono risultati sicuramente importanti, soprattutto per la collettività, insomma, per le persone Certo, che certo. hanno fiducia, ecco, rispetto al servizio che offriamo. E questi risultati siamo consapevoli che li abbiamo raggiunti grazie ad un importante progetto di dematerializzazione dei processi bancari. Un'evoluzione tecnologica che avevamo già intrapreso da un po' di tempo, ma che sicuramente a fronte del periodo emergenziale ha subito una Ok, forte chiaro. accelerazione, proprio per poter rispondere in maniera efficace, Efficace e mirata e subito anche, in modo sicura, ecco, tempestivo, esatto, ecco, ai nostri clienti. assolutamente. Dottor Questo Scotti, da una parte, sì. dall'altra, scusi, finisco solo Sì. perché c'è stato sicuramente un grande impegno da parte dei nostri colleghi, di tutta la banca, da una parte di supporto e dall'altra chi Certo. direttamente ha accompagnato la clientela in questo momento sicuramente Assolutamente sì. complesso. Ecco, col dottor Scotti mi piacerebbe anche parlare della percezione del rischio sul posto di lavoro, perché si è parlato anche tanto di benessere e sicurezza giustamente dei lavoratori. Quindi, come si andranno a organizzare e modulare nel prossimo periodo, insomma, questi nuovi modelli organizzativi di cui stiamo parlando, però da quel punto di vista, appunto per la tutela, del benessere di chi lavora? Beh, diciamo che per quanto riguarda noi, appunto, come dicevo in apertura di collegamento, essendo abituati a gestire il rischio, vi sto parlando da un sito Seveso, quindi Sì. insomma, abbiamo già dei modelli molto, molto precisi e abbiamo persone che se decidi di attuare dei distanziamenti, sono in grado di gestire il processo in pochissimo tempo. Quindi questo rimarrà al centro. Delle attività, cioè la tutela delle persone che lavorano con noi diventa il primo punto, assolutamente. Sì. Quindi per quanto riguarda noi non prevedo dei grossissimi cambiamenti, abbiamo chiaramente attuato delle pratiche organizzative differenti, nei siti produttivi abbiamo nelle control room, per esempio, che sono degli ambienti relativamente piccoli, abbiamo diviso in squadra le persone e le squadre non si incontravano mai, in modo da poter ridurre il rischio di contagio accidentale e di salvaguardare l'operatività avendo una squadra sempre eventualmente attiva. Non è successo niente di tutto questo, però in caso eravamo pronti. Una cosa importante che non ho detto prima, ma che è stata fondamentale in questa fase, è stato il dialogo con le rappresentanze sindacali, continuo, che non costruisci dall'oggi al domani, è una tradizione dell'industria chimica, della migliore industria chimica direi, e nel nostro caso c'è un dialogo continuo e abbiamo comunque sempre, ci siamo sempre comunque confrontati sulle situazioni. Faccio un esempio Sì. concreto e poi chiudo. Uno dei nostri stabilimenti si trova a Zingonia di Sì. Verdellino, in zona Bergamo. Capirete che nel momento in cui c'erano i camion militari che trasportavano le bare delle persone decedute, insomma, le persone che lavoravano a Zingonia non fossero così entusiaste o serene. Noi non avevamo casi né situazioni di rischio tecnico, però quello che non c'era, era il contorno, l'ambiente intorno, voglio dire, in una situazione di normale attività può capitare di cadere dalla scala e strottarsi una caviglia. Chiamo l'ambulanza, l'ambulanza in quel caso non arriva, non c'è, perché non c'è, è saltato il sistema. L'industria chimica ha bisogno di un sistema intorno a sé. Che funzioni bene, un sistema Certo. sanitario, un sistema di vigili del fuoco, cioè, ci integriamo nell'ambiente in cui operiamo e quindi, vista la situazione, abbiamo deciso di chiudere per alcune settimane il sito, che poi è stato riaperto una volta migliorate le condizioni esterne e anche con sollievo dei nostri collaboratori perché insomma, erano veramente sotto stress. La capacità, secondo me, di dialogare, fa fare le cose che bisogna fare, ma considerando che esiste un lato umano e un lato Eh sì. sistemico nel quale tu ti inserisci,
secondo me rimarrà fondamentale. Beh, insomma, assolutamente il lato umano legato proprio alla paura di quel momento, ce lo ricordiamo, appunto, non c'era neanche quasi la possibilità di poter andare da un dottore, da un medico, di poter andare al pronto soccorso, quindi figuriamoci quando si parla di sicurezza sul lavoro. Allora, io vi devo salutare per questo altro spazio della nostra tavola rotonda, però voglio leggere lo stesso il messaggio che un amico ha scritto quando prima la dottoressa Galdiolo parlava. Non posso farla rispondere, però secondo me più che domanda è un po' una riflessione ulteriore che io aggiungo, che arriva anche da chi ci sta seguendo. Quindi ve la leggo, poi insomma tutti noi ci ragioneremo da adesso in avanti. Allora, team building, si parla di questo e diceva quello che dice la dottoressa è verissimo, ma quante aziende oggi investono in una formazione di gruppo e non solo in una formazione tecnica? Quante dicono di voler creare team, ma in verità delegano questa soluzione ai responsabili senza gli adeguati strumenti? Questa appunto io la trasformo in riflessione perché è così e che ci serve anche per capire come correggere eventuali errori che abbiamo sempre fatto, parlo per tutti, da migliorare, magari qualcuno li faceva meno, qualcuno di più, ma insomma per andare nella direzione di un corretto utilizzo di tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione sul lavoro. Quindi io ringrazio il dottor Marco Scotti, direttore risorse umane BASF Italia, grazie per le sue riflessioni e magari in Grazie a voi. altri momenti parleremo anche Grazie. proprio della formazione. Grazie mille. Molto bene. E saluto e ringrazio Giancarla Galdiolo, vice responsabile Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane Banca Etica. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi, grazie per questo momento importante di confronto. Assolutamente. Tra poco noi torniamo con il terzo blocco, la terza parte. Abbiamo già accennato al diritto alla disconnessione. Quanto siamo riusciti a separare la vita professionale da quella privata quando eravamo sempre a casa? Io lo chiedo anche a voi che ci seguite, quindi scriveteci sui nostri canali, ma tra poco ne parleremo con importanti relatori.